fermo restando che ammesso che l'insieme dell'operazione è stato chiarito e spiegato in modo corretto, quindi non ci sono grandi osservazioni, rimane solo un dubbio che lo lascio solo agli atti, se lì mai si fa una scuola interna. Io finiti 5 più 5 anni di signor sindaco, non lo so, può darsi, però perché aver inserito dicendo che lì si fa una scuola materna è l'occasione pubblica per fare questa perequazione e aver dato una destinazione a quell'area. Adesso nel piano che va stabilito la scuola materna, proprio lì, è lì che si fa una scuola materna, su questo posso avere dei dubbi perché non lo trovo collegato ad altri ragionamenti, nasce solamente come indicazione di piano. Lì si può fare la scuola materna, punto. Questo giustifica tutto l'impiego, tutto il castello, l'impalcatura di tutta questa operazione, che poi si farà mai. Se ma cosa succede se non si farà la scuola materna? Giusto per sapere tutti quanti, perché adesso noi stiamo facendo una perequazione in quell'area, ossia scambiamo quest'area con vincolo pubblico con un'area edificabile. Nei futuri anni chi deve costruire costruirà, probabilmente se ha fatto questa perequazione ha fatto la cosa e quindi costruirà. Intanto la sua scuola materna non si fa. Ma la legge dice che se il comune non farà la scuola materna nei prossimi 5 più 5 anni, cosa succede in quell'area? Cosa succede? Torna come prima, quindi si sarà costruito, si è l'area torna come prima, con la stessa proprietà, voilà, tutta questa operazione in un tempo che sono 10 anni torna a zero. È chiaro come ragionamento che è normale, nella legge lo prevede. Il problema qual è, che sollevo io, è la volontà di fare una nuova scuola, perché tutto questo è giusto, non è sbagliato, anche l'elemento della perequazione è corretto, non sto criticando. Il problema è se effettivamente l'amministrazione dei suoi piani lo fa per fare la scuola materna. Se effettivamente nei prossimi 10 anni si costruisce la scuola materna, tutto questo è corretto. Se invece non si ha nessuna intenzione di farvi una scuola materna, vedete che tutto questo è pretestuoso, giusto? Questo è il succo di questa cosa, perché sta in piedi solo la rame che diciamo intorno alla casa. Allora, visto considerato che io non ho elementi, ma non io, non ce l'abbiamo noi, per stabilire che ci dovrebbe essere un ragionamento che voi dovreste averci fatto, a dire noi teniamo in quell'ambito che ci danno la scuola materna, ma non importa, diciamo noi vogliamo portarmi la scuola materna, la vogliamo fare, presenteremo domanda per avere i finanziamenti, ma per uno studio che noi abbiamo fatto per la popolazione, cioè lì va ubicata, lì la scuola materna, allora questo mi dice proprio, va bene, questo lo trovo, proprio perché non c'è questo, ma c'è tutto il resto che sta in piedi, non trovo cose scorrette o cose di questo genere, il problema è solo questo, fare questa programmazione urbanistica di questa città dal punto di vista politico, non tecnico, perché tecnico, i tecnici sono bravi. Lo farà ritornando molto meglio. Però l'assessore Toffoli è stato bravissimo. Cioè non è questo il problema. Il problema è sempre di carattere politico, di scelte programmatiche per questa città del futuro. E se no non si fanno, si fa finta di fare, ma non si fa. Facciamo dei piani regolatori che non hanno un'attinenza con la realtà. Abbiamo soddisfatto un'esigenza immediata, abbiamo accontentato qualcuno, ma non abbiamo risolto i problemi di questa città. I guai di questa città c'è di trovare un per questo motivo, di voto, questa dichiarazione di voto, tutto corretto dal punto di vista, quindi stia pure tranquillo, stia tornare, perché tutto dal punto di vista corretto, e la maggioranza può votare tranquillamente perché non c'è nessuno, c'è un problema politico che è quello dato dalla programmazione dell'infrastruttura che si chiama asilo. Si farà o non si farà? Scuola materna, si farà o non si farà? Bene, se la farete, tutto questo va in piedi correttamente e avrà un senso, se no la farete, non segnale, perché siete obbligati a farlo a questo punto, se no voteremo attorno alla proprietà del privato con la destinazione di prima, se non la farete vuol dire che questo è stato un escamotage per arrivare a fare. Per questo motivo una persona voto di astensione. E se voi ci aveste giustificato la scuola, potrebbe essere anche un problema, ma non può essere. Grazie.